Beh, la mostra nasce da una enorme quantità di fotografie inedite, 8.000 lastre fotografiche che giacevano da decenni al Vittoriale, ancora incartate e quindi anche un po' in rovina, le abbiamo scartate, le abbiamo restaurate, digitalizzate e adesso sono un patrimonio per la cultura incredibile perché sono tutte inedite e esaminano ogni aspetto della vita a fiume nel 19 e nel 20. Quindi sono importanti non solo per la storia dell'impresa di fiume, ma per la storia in generale, perché ci sono visi, vestiti, luoghi, abitudini, cibi, modi di essere, di fare, che sono pochissimo documentati dalla fotografia, proprio la vita quotidiana di una città. Ed è una ricchezza straordinaria. Ne ho selezionate 100 per questa mostra, non necessariamente le più belle, ma le più significative, però sono tutte belle e quindi è venuta una mostra eccezionale.